Beh, è un salto che si fa nella storia della quella che è stata la provincia di Milano, che ha già incominciato ad auto-organizzarsi, perché già nel sud-ovest milanese sindaci e amministrazioni si sono messe insieme contro la mafia. E adesso è un passo impegnativo perché sono tutti comuni, perché sono contro la mafia e contro la corruzione. È sicuramente un salto di qualità che ribadisce però quello che è un tesoro di Milano, cioè la cooperazione tra le istituzioni. Oggi cosa dirà a questi sindaci? A questi sindaci dirò che non dobbiamo cedere a delle rappresentazioni un po' di maniera della mafia, questa mafia che dà servizi, che non è più violenta, dà servizi perché ha potere. Nella sua storia la mafia ha sempre fatto servizi, ma li fa perché può farli e perché gli viene riconosciuto il potere di farli. Quindi ci deve preoccupare questo, non è un cambio di natura, il fatto è che sta assumendo la sua natura storica. Quindi il percorso che oggi inizia è un percorso soprattutto di creare una cultura dell'anticorruzione, dell'antimafia e della legalità. Beh, è anche un farsi forza, perché a volte i sindaci si sentono soli di fronte all'offensiva di un clan mafioso, di fronte alle minacce di un avvocato dei corrotti. E questo lo so da loro testimonianze, dai colloqui che ho avuto. Stare insieme di fronte a questo è un passo importante. Ci sono dei numeri che darà oggi nei suoi studi sulla diffusione della mafia, qualcosa di significativo? No, quello che ci chiedono sempre, qual è il fatturato della mafia? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, saremo degli imbroglioni a dare delle cifre.